siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa dei sette gaudi della Vergine Maria e quindi è la festa del Rosario francescano. Nel 1422, in un convento presso Terni, in Umbria, entrò nell'ordine di San Francesco un giovane devotissimo della Madonna che prese il nome di Fra Giacomo da Portaria. Fin da fanciullo era solito raccogliere ogni giorno dei fiori e formare una ghirlanda per incoronare l'immagine di Maria Santissima che teneva in casa. Entrato in convento e cominciato il noviziato, il demonio lo assalì con una forte tentazione gli suggerì di ritornarsene a casa sua, perché in convento non gli era permesso di continuare a tessere la solita corona di fiori. Il giovane novizio, vittima della tentazione, era giunto ormai alla porta del convento, deciso di fuggire, quando gli apparve la Vergine Santissima e gli ordinò di ritornare alla sua celletta, insegnandogli come in avvenire doveva onorarla, offrendole ogni giorno in sostituzione della corona di fiori una corona assai più preziosa di preghiere in memoria dei suoi sette gaudi. Egli spiegò dettagliatamente la recita della nuova corona composta di sette decadi di Ave Maria in memoria dell'allegrezza provata all'annuncio dell'angelo nella visita a Santa Elisabetta, quando nacque Gesù, quando Gesù fu adorato dai magi, quando ritrovò il suo smarrito figliuolo nel tempio, quando lo vide risorto da morte e quando dagli angeli fu assunta in cielo e incoronata regina. Se ogni giorno reciterai queste preghiere, gli disse la Vergine, sii sì certo che intreccerai una corona a me graditissima e per te di molto merito. Cosa molto bella, i sette misteri si annunciano in forma di dialogo tra il fedele e la Madonna, in questo modo. Prendiamo come esempio il primo mistero. Mi rallegro con te, o oh Vergine Immacolata, per la gioia purissima sperimentata dal tuo cuore quando, all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, concepisti il Figlio di Dio nel tuo grembo virginale divenendo Madre di Dio. E così per tutti i misteri. Questo dialogo tra l'anima e Maria aiuta molto alla meditazione dei misteri e l'ascolto interiore di ciò che la Madonna vorrà ispirare al nostro cuore. Inutile dirlo che da quel santo giorno il pio novizio non omise mai di recitare e con serafico ardore la nuova corona di preghiere. Il maestro dei novizi, spiando un giorno cosa facesse nella sua celletta il devoto alunno, lo vide assorto in preghiera e accanto a lui un angelo che infilava in un cordoncino d'oro bellissime rose e dopo un certo numero il calice di un candido giglio e, fattane una splendida corona, porla sul capo del pio fraticello. Pieno di meraviglia il padre maestro chiama Sefra Giacomo, il quale gli svela candidamente quanto gli era accaduto. Il fatto rivestiva il valore di una vera apparizione della Madre Celeste, di un vero prodigio. Da quell'epoca i frati, sentendosi così privilegiati dalla Madonna, andarono a gara per onorare la Vergine Santissima. Con la recita della nuova corona, propagandone il culto anche fuori dell'ordine. Il grande San Bernardino da Siena cominciò a portare la corona dei sette gaudi al fianco, appesa al cingolo, esempio che in un baleno fu imitato dall'ordine intero. Lo stesso santo attribuiva la recita della corona dei sette gaudi comunemente chiamata corona francescana, tutte le grazie che gli erano state concesse. Un giorno, infatti, mentre devotamente la recitava, gli apparve la Santissima Vergine e gli disse Servo mio devoto, la tua devozione mi è molto accetta e perché mi onori ogni giorno con questa corona ottenuto per te dal mio benedetto figlio, la grazia dei prodigi e lo spirito apostolico. Inoltre, sappi che nel cielo sarai sempre partecipe dei miei gaudi. Animati e spronati da esempi così belli di devozione, proponiamoci anche noi di onorare sempre la Vergine Immacolata con la recita del Santo Rosario, e magari ogni tanto anche con la recita del rosario francescano. Ogni volta che reciteremo un'Ave Maria ripeteremo il saluto angelico e sarà una rosa che doneremo alla Madonna, un rosario sarà un fascio di rose e queste rose saranno belle e profumate nella misura dell'amore, dell'attenzione e della devozione del nostro cuore. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù Giuseppe e Maria.